Bene, siamo nell'incontro 4 di nostro percorso che è sobre il Bagua dell'I Ching, no? Il Bagua dell'I Ching, il cielo anteriore, che è, come abbiamo parlato dell'ultima volta, è un poco la voce di Dio, no? La forma originale dell'organizzazione di tutto in questo mondo. Dopo c'è un altro Bagua, no? Che si chiama Cielo Posteriore, che ci parla un poco di quello che succede quando andiamo nella vita, no? E è un po' come una lettura sui movimenti, no? I movimenti della divinità. Però i movimenti della natura, che è interessante anche. Però siamo qua nel quarto incontro, e abbiamo ancora un altro prossima settimana. E oggi vediamo giusto questa opposizione e complementarietà, no? Che c'è nel circolo, che è il lago e la montagna. E così è interessante questa opposizione, no? Perché in realtà sono elementi che frequentemente si trovano insieme, no? È come se il lago e la montagna hanno una certa, prossimità. È difficile trovare una montagna che non c'è un lago vicina, no? Un lago che può essere un lago nella base della montagna o anche un lago che sta sopra la montagna, no? Principalmente in regioni fredde, come è il caso d'Italia, no? Che c'è tanti laghi e montagna. Mi ha ricordato molto i paesaggi d'Italia, dove c'è questa cosa da neve, no? Che nevica e dopo quando si scioglie la neve va per i laghi. E così c'è un rapporto tra questi due elementi, no? Questi due trigrammi sono molto relazionati, no? E dentro degli Xing, così, siamo come. Sempre ricordo che qua io non ho trovato questo scritto in italiano, così ho portato in portoghese, che quello aveva. E così. Qua abbiamo lago, no? Le parole sono molto simili, lago che è la figlia minore, dentro della struttura di famiglia, no? E la montagna che è il figlio minore. E così sono due giovani, il Li Xing li vede come due giovani. Vediamo un poco cosa significa ogni cosa simbolica dentro di come il Xing vede, no? Il lago e la montagna. Così, io trovo Dui, la figlia minore, il lago, no? Come un trigramma molto, molto bello, no? Perché i cinesi vedevano il lago di questa forma, no? Perché i cinesi costumavano passare i giorni in famiglia, i giorni liberi di lavoro, no? In famiglia o con amici, amiche, no? Vicino ai laghi, perché era bello nelle stazioni così più calde, no? Fare il bagno nel lago, fare il picnic nel lago, no? E così lì vicino al lago, no? E così c'è un'associazione per i cinesi del lago come un qualcosa di molto piacere, di un posto allegre, un posto pieno di gioia. E così questo viene con il femminile, questo lago è una laguna, no? E così il femminile, la gioia, la giovialità, la soddisfazione,
La inocência. E como uma giovane adolescente, la capacità di comunicazione, la voglia di parlare, no? Le amicizie, i momenti di celebrazione con persone vicine a noi, che sono persone della famiglia, che ci piace, buoni momenti con persone prossime, no? La vacanza e il divertimento. E così, Dui è una cosa bellissima, leggera, piena di allegria, no? Però una cosa che dobbiamo avere attenzione, no? Perché di Dui, come il lago, c'è questa cosa della superficie, e mi è piaciuta questa immagine che fa questa cosa del riflesso anche, no? E così prendiamo i simbolismi alchimico, no? E che dicono che le cose che fanno riflesso, che parla della nostra capacità di fare riflessione, eh? Quello che riflette parla della capacità di riflessione. E così, questa giovane piena di gioia e leggera, però anche c'è la sua profondità e c'è la sua capacità di pensare e riflettere, no? E così si dice che di lui può sorgere qualcosa di dentro di lui. E così può uscire l'arte, può uscire la rabbia, può uscire un mostro, può uscire una serena, sirena, no? Sirena o serena, non so. Quella donna micica che c'è una cosa di pesce, no? Ebbene, e così è anche un poco questi cuori di donna giovane che c'è tanta cosa, no? È abbondante in realtà. Il creativo così può fare sorgere qualcosa, può sorprendere, no? Fa una cosa di sorpresa, no? E dopo c'è il figlio minore, montagna, no? Gen. E la montagna è quasi tutto al contrario del lago, no? Così, sono complementari, sono molto vicini, no? Però la montagna è grande, pesante, 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 no? E c'è una cosa della immobilità. E la montagna è l'invito di andare dentro di se stessa. Così è l'invito per la pace, la meditazione, no? È le difficoltà, perché è una cosa molto pesante che non si muove, no? E così c'è da avere anche con i momenti di avversità della vita, dove sorge qualcosa che ti immobilizza, Per esempio, una malattia, un problema che ti immobilizza, tu non è capace di muovere, Si dice che è un milagro muovere una montagna, no? E così le montagne sono immobili, e così. C'è alcuni momenti, quando surge questo trigramma nell'oracolo, no? Composto con altri, oggi vediamo alcuni significati di questo, no? E così significa che c'è un qualcosa che sta immobile, che non è facile di muovere, no? E così, quando surge questi ostacoli nella nostra vita, il I Ching dice che, bene, è il momento di entrare per dentro e pensare, riflettere, entrare in contatto con noi stessi, no? C'è un'energia di ostacolo e che non è il momento di agire, È un momento di attesa. E così è il momento di entrare in contatto con noi stessi attraverso quello che ho detto, la meditazione, la intuizione, entrare in contatto, andare dentro, Aspettare e andare dentro. E così è quello che è concreto e solido. E c'è molto da vedere con quello che accumuliamo. E qua mi viene anche la metafora del cammino di Santiago, no? Che è una metafora che mi piace tanto, che tante volte vogliamo camminare con il zaino, con una montagna dentro del zaino, questo non ti fa camminare. No?
E così quello che accumuliamo tante volte ci impedisce di camminare. Così dobbiamo fermare, guardare quello che c'è dentro del zaino, per svuotare, per vedere cosa faccio con tutto questo, no? E così, quando abbiamo la montagna, abbiamo la presenza di una energia che è pesata, solida, che può essere pesante o no, però è alta, ti porta per il cielo, ti porta a vedere cose, e tante volte cose che sono di dentro di noi. Bene, e qua c'è l'incontro dei due, no? Quando il lago incontra la montagna, è interessante perché il lago in genere fa un reflesso della montagna, no? E così quello che possiamo pensare dell'incontro di questi due, no? Che si dice che loro, no? È un momento di fermare e pensare, no? E è il momento anche di un matrimonio, perché sono due giovani che hanno un'attrazione. Il figlio più giovane con la figlia più giovane, così si amalgamano queste due, no? Hanno attrazione uno per l'altro e possono proprio aiutarsi tantissimo, tantissimo. Così vediamo un poco quando loro si incontrano nelle cinque, nell'exagramma. Così qua abbiamo Monti Monti, exagramma 52, dove questa caratteristica della montagna va essere più evidente, no? Quando sorge questo exagramma, e dopo abbiamo anche quello che è il 58, che è anche il lago e tutte le caratteristiche del lago esacerbati, no? Però abbiamo due exagrammi dove loro e la montagna e il lago si uniscono. E così abbiamo il 31 e il 41, ok? E così vediamo un poco loro due, no? Questi due exagrammi, per capire un poco cosa significa la unione quando questi due si incontrano. Abbiamo due possibilità, una con il lago sopra, l'altra con il lago sotto. E il Xing ci porta prima, nel 31, il lago sopra la montagna. Non è incomune trovare un lago sopra la montagna, no? Non è incomune, alcune volte c'è. E quando incontriamo il lago sulla montagna, è come che questa montagna smette di avere una punta, per avere un concavo, avere un spazio per ricevere questo lago. E questo exagramma parla esattamente di questo, no? Di una attenzione che questo maschio, no? Questa energia del maschio, che è l'energia della montagna, presta a questa energia femminina del lago. E così lui apre un spazio, e riceve l'acqua nella sua. È come se portasse il lago nelle spalle, si mette in servizio dell'acqua. E così questo succede per questa attrazione reciproca, per questo loro influenzano uno all'altro. E per questo si chiama la domanda di matrimonio, è dove il maschile favorisce il femminile, dà un supporto per questa energia del lago, che è più leggera, più allegra, è più aperta, no? Questa cosa di apertura per la vita che non c'è nella montagna, no? La montagna è presente, punto, no? Però apre un spazio, e si può dire che la montagna apre una capacità di ascoltare il lago,
si interessa por ascoltare questo lago. E così è la tranquillità interiore e la gioia che è esteriorizzata, no? E che porta un equilibrio, fa una pulsazione, no? Fra il contatto interno e l'espressione esterna. E questo nei rapporti umani apparisce su quella persona che è ricettiva per vedere i talenti, le possibilità delle persone, incoraggia le persone a fare quello che percepisce con i suoi talenti. E anche c'è da avere, quando pensiamo in un orecchio enorme in una montagna che riceve questo lago, no? E così che c'è da avere con le caratteristiche di ricettività e buoni consigli, la capacità di ascoltare, no? Infine. E dopo abbiamo anche il hexagramma 41, che è la diminuzione, è quando il lago sta sotto e la montagna sopra. E così, secondo l'immagine che Li Xing porta, no? È come se questa linea Yang, no? Si staccasse di questa, era qua giù e andava sopra. E per Li Xing l'energia, e questa energia Yang, è un'energia di molta abbondanza, di molta forza, di molta potenza. È come se questo hexagramma, la lettura che loro che lui fa, no? È che è un momento dove non c'è tanta risorse così. E così è necessario mettere queste risorse, riorganizzare, spostare l'energia per avere energia per tutto. E così c'è da avere con i momenti che sorgono di scarsità, quando non c'è tanto soldi, non c'è tanta energia, non c'è tanta disposizione, non c'è tanta cibo. Questi, e per il Xing questo sempre succede. Abbiamo sempre è naturale l'abbondanza e scarsità andano. Una cosa genera l'altra, no? E così quando siamo in un momento di scarsità, comincia a generarsi il momento di abbondanza, però il momento di abbondanza anche finisce e dopo viene un momento di scarsità. Così questo hexagramma ci indica che nei momenti di scarsità è necessario riamministrare le cose, no? E così l'immagine è questa montagna che sta sopra il lago, no? E il lago passa la sua umidità per la montagna. Questo fa il lago diminuire la quantità di acqua, perché ha donato per la montagna la sua acqua, ok? E così è necessario amministrare molto bene, perché non c'è tanta abbondanza. E così abbiamo necessità di autoregolare la cosa, no? E così quello che lui dice, no? Che prima che è questo, no? Che è naturale, che non serve lamentarsi di un momento di scarsità, se la vita tutta è scarsa c'è un problema, però questi flussi di abbondanza e scarsità sono naturali. E questo ti. È come un invito anche per entrare in contatto con una cosa che è la semplicità. E così, quando abbiamo momenti di scarsità, molte volte andiamo in una cosa di negazione, no? Non vogliamo vedere, guardiamo questo come un pregiudizio, una cosa terribile, no? E così, Yi Xing ti dice, no, questo è un momento di tu trovare la dignità nelle cose semplici, che non c'è la
ostentazione, e ai valori esterni, no? Di dimostrazione di cose, e recuperare la forza interiore. E questo è l'invito di Xing in questo esagramma.